In cerca della sua identità turistica, Pesaro continua a studiare e questa mattina ha ospitato presso Palazzo Montani Antaldi gli Stati Generali del Turismo, appuntamento annuale tra operatori e tecnici che vuole fare il punto sulla situazione ma anche lanciare le proposte per il futuro. Il primo obiettivo messo nel mirino dallo stesso sindaco Matteo Ricci con il sostegno del CONI è la candidatura di Pesaro per ospitare i Mediterranean Beach Games nel 2023 e i Giochi del Mediterraneo nel 2025. Guardando ancora oltre, Pesaro lancerà la sua candidatura anche per diventare città europea della cultura nel 2033. Più nell'immediato c'è anche la volontà di ospitare un arrivo di tappa del Giro d'Italia il 18 maggio 2019, un modo per anticipare l'inizio della stagione e far riaprire gli alberghi già a primavera. Il lavoro è concentrato su quelli che sono gli obiettivi raggiunti e le prossime sfide. Forti di un'indagine che abbiamo commissionato 4 anni fa a Sigma Consulting, che ci dava l'idea di quelli che erano i punti di forza e i punti di debolezza del turismo e della PIL della città, quindi una conoscenza relativa addirittura del mare, una conoscenza da incrementare rispetto a Rossini e la musica e anche un giudizio abbastanza buono sull'idea di città dello sport come elementi attrattivi di turismo. 4 anni dopo questa indagine si dice che siamo cresciuti nella conoscenza da parte degli italiani e del pubblico turistico in generale rispetto alle città della Riviera, ci assestiamo stabilmente tra le prime 5 più conosciute, anzi saliamo al 4º posto. E che gli asset della musica e della cultura su cui abbiamo puntato fortemente diventano uno degli elementi principali di scelta della città di Pesaro per la prima vacanza e anche uno dei motivi per cui un turista è portato a ritornare. Secondo Ricci, sul turismo il lavoro da fare è ancora molto. La strada è in salita, ma è stata imboccata la direzione giusta, con una città più viva e con più arrivi. Tendenza confermata dallo stesso assessore regionale al turismo Moreno Pieroni, secondo cui i dati certificano un trend in crescita rispetto al 2017. La parola d'ordine rimane destagionalizzare, puntando su asset come la musica, la cultura, ma anche i motori, il Parco San Bartolo e la Bicipolitana, mettendo a reddito i tanti lavori che hanno cambiato il volto del centro storico. Strategica sarà anche l'alleanza con Bologna, il vero hub del turismo pesarese. Tra gli appuntamenti, già in calendario c'è l'Artisti Skating World Cup, in programma al Palasport dal 7 all'11 novembre, mentre nel cartellone 2019 ci sono il campionato italiano pattinaggio velocità a febbraio e la Coppa del Mondo di ginnastica ritmica ad aprile. Confermato il Pesaro Dog Fest e la Mezzanotte Bianca dei Bambini a giugno, la Notte Rosa a luglio, Candele sotto le stelle il 10 agosto e il ROF dall'11 al 23 agosto 2019.